Cattedra Bianca Piccolomini. Valboni, misericordia, ne lasciò il CDA perché la situazione era insostenibile. Caos soprintendenza, le vicende giudiziarie che interessano la soprintendente di bene preoccupano la città. Il sindaco De Mossi fa il punto sulla situazione della mensana e aspetta i conti economici della società. Per lo sport la Robur domani scende in campo contro Gozzano. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il TG di Radio Siena TV. Torniamo ad occuparci della Fondazione Bianca Piccolomini Clementini. Questo pomeriggio abbiamo infatti raggiunto Andrea Valboni, provveditore della Misericordia di Siena. Questa infatti è stata membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione fino al 18 dicembre 2018, quando decide per l'appunto di lasciare la posizione. Proprio a Valboni abbiamo chiesto quali le motivazioni di tale decisione. Abbiamo dovuto prendere atto del fatto che si era generata una situazione difficilmente sostenibile come membro del Consiglio di Amministrazione della Federazione, in quanto ci trovavamo di fronte a situazioni dove che venivano prese evidentemente in altro luogo e non discusse in Consiglio. Quindi di fronte al reiterarsi di una situazione di questo genere, Mario Marzucchi, mio predecessore, fece presente la difficoltà di continuare a rappresentare la Misericordia all'interno della Fondazione, e quindi come magistrato poi decidemmo che non c'erano più le condizioni per poter stare dentro. Ci occupiamo adesso del caso Soprintendenza Belle Arti, la categoria professionale degli architetti della provincia di Siena. Si dice infatti preoccupata per le recenti vicende giudiziarie che hanno interessato la soprintendente Anna Di Bene. Intanto l'assessore all'urbanistica Michelotti dichiara: non sia Siena a farne le spese. Sentiamo i particolari nel servizio di Andrea Mari. È arrivato giovedì scorso il provvedimento con il quale è stata sollevata dall'incarico di soprintendente alle belle arti e al paesaggio delle province di Siena, Grosseto e Arezzo la dottoressa Anna Di Bene. Per l'accusa sostenuta dal PM Sara Faina, la dottoressa Anna Di Bene nel 2016 avrebbe dato parere positivo a una sanatoria gestita dal proprio marito. Per la procura, oltre al conflitto di interessi, la soprintendente avrebbe violato il codice etico del ministero, dando l'ok alla pratica sopracitata nonostante il parere negativo dell'architetto Vanessa Mazzini, la quale aveva svolto i rilievi del caso. Da qui l'accusa di abuso d'ufficio e di concussione nei confronti dell'architetto Mazzini. Diversa l'opinione della difesa, che evidenzia come l'abuso edilizio contestato sia in realtà riconducibile a un muretto divisorio di un giardino della villa in questione. I legali della Di Bene sostengono di essere in possesso della documentazione relativa all'autorizzazione per la costruzione del muretto rilasciata dal comune in cui sorge la villa negli anni 60. Questa situazione rischia di compromettere il percorso già ben avviato per il nuovo piano operativo. Sono queste le parole dell'assessore all'urbanistica Michelotti, preoccupato per un eventuale stallo dei lavori. Dello stesso avviso anche la categoria professionale degli architetti, che attraverso le parole del suo presidente Nicola Valente ha espresso preoccupazione per le recenti vicende giudiziarie, auspicando che non ci siano ripercussioni sulle ordinarie attività. Nessun commento invece dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, che contattati telefonicamente questa mattina non hanno voluto rilasciare alcun genere di dichiarazione alla stampa. È stato arrestato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Siena il 28enne albanese colpevole di aver rapinato e aggredito una coppia di anziani nello scorso 2018 nel comune di Sovicille, il servizio di Teresa Scarcella. Un episodio efferato di rapina avvenuto esattamente un anno fa a Sovicille sembra aver quasi trovato la parola fine. Era il 15 febbraio 2018 quando due uomini originari dell'Est Europa hanno bussato alla porta di un ottantenne del luogo con la scusa di promuovere un contratto di fornitura di energia elettrica. Una volta entrati in casa, i due malfattori sono passati le vie di fatto immobilizzando la vittima e portando via una collezione di 20 orologi. Per loro non si trattava del primo colpo messo in atto in quella zona. Una lunga ricerca ha portato all'arresto di un albanese di 28 anni residente a Siena, già in passato denunciato per reati contro il patrimonio e la persona. All'uomo è stato notificato ieri dai carabinieri di Sovicille un avviso di conclusione indagini e un avviso di garanzia. Continuano le ricerche per trovare il secondo responsabile.
Cambiamo argomento, il sindaco di Siena Luigi De Mossi è tornato a parlare della Menzana dichiarando di attendere ancora i conti economici della società Biancoverde. Sentiamo le sue parole. E so che c'è stato un incontro perché mi è stato riferito tra la polisportiva e il direttore generale e la polisportiva mi dicono si sia messa a disposizione per quanto riguarda le giovanili, cosa che avevo chiesto di fare e che si sono messe a disposizione per quanto riguarda le squadre giovanili per consentire e garantire il futuro delle squadre giovanili. Il dottor Guerrini, che è stato incaricato di controllare la due diligence, ancora mi ha mandato dei messaggi dicendomi che ancora non è riuscita a mettersi in contatto con questo studio legale che opera per quanto riguarda la Menzana Basket, quindi sto attendendo ad horas delle notizie al riguardo. Finché non sappiamo quali sono in concreto i conti economici della società è difficile poter fare un piano, qualunque esso sia, e una previsione. Il sindaco Luigi De Mossi ha anche fatto il punto sulla situazione del Santa Maria della Scala tra lavori di restauro e la nomina del nuovo direttore. Sentiamo le sue parole. Ero proprio ieri su a vedere i lavori, credo, mi dicono le aziende stanno lavorando, le imprese stanno lavorando e dovremmo finire i lavori nei tempi previsti per legge. Stanno finendo gli schermi, ho visto proprio ieri, ci sono alcune cose che non mi piacciono, ma il progetto è quello, dei setti che francamente non avrei fatto mettere, ma non è un progetto mio, è un progetto della precedente amministrazione. Per quanto riguarda il direttore, stiamo portando il bando in giunta per poterlo pubblicare, quindi lo cercheremo con attenzione, con estrema professionalità, e stiamo ragionando su come organizzare tutto il lavoro al Santa Maria della Scala. Intanto a giugno ci sarà è confermato la mostra su Arara, quindi i lavori vanno avanti, non è che mancando il direttore le cose non si fanno, si continuano a fare in maniera assolutamente uguale a prima, ovviamente il direttore ci vuole e sarà necessario trovarlo. Presentato questa mattina durante una conferenza stampa presso la Sala delle Lupe, l'avvio del diploma biennale di specializzazione dell'Accademia Nazionale Siena Jazz, il servizio di Teresa Scarcella. Siena, sempre più università del jazz. Con il 2019 il MIUR, Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca, ha riconosciuto all'Accademia Siena Jazz l'autorizzazione a rilasciare il diploma biennale di specializzazione. A sostegno dell'evoluzione didattica dell'Associazione Senese in ambito universitario è arrivato un ampio finanziamento da parte del Comune di Siena, con un'erogazione di 100.000 euro annui. Si completa così l'offerta formativa già avviata nel 2012 con l'istituzione del triennio accademico che prevede un percorso quinquennale di studi che rilascia un titolo avente valore legale ed equiparato a tutti gli effetti alla laurea magistrale universitaria. Ma questo è un primo passo, non certamente l'unico. Come vedete, noi quando riteniamo ci siano delle eccellenze come l'Accademia Jazz di Siena, Siena Jazz, noi li sosteniamo e anzi addirittura in questo caso quasi raddoppiamo il contributo che storicamente viene dato, quindi siamo passati da 300.000 euro a 500.000 euro di contributo per consentire anche la specialistica, diciamo. Abbiamo un'offerta formativa, cioè di docenti veramente di grande qualità, docenti internazionali, docenti di chiara fama e anche gli italiani che hanno accettato appunto di essere qui con questi altri docenti esterni, diciamo. Siamo arrivati al biennio, come vi abbiamo spiegato, con un percorso che è iniziato nel 2011 e poi si è concretizzato l'anno scorso, più o meno intorno a ottobre-novembre, con l'accoglimento della domanda di istituzione del biennio di specializzazione. Una domanda che avevamo, approfittando di una cosiddetta finestra tecnico-normativa, avanzato nel maggio sempre del 2018. Partiremo, diciamo, tra ottobre e novembre per l'istituzione appunto del biennio, con questo anno accademico 2019. Poi chiaramente al regime i 54-55 studenti del biennio avverranno l'anno successivo, quando si aprirà il secondo anno del biennio. Chi ha fatto il primo, se continua integralmente, continuerà e completerà e via di seguito. Il presidente del Consiglio di amministrazione di Estra Energie, Francesco Macri, è intervenuto ai nostri microfoni per parlare dell'attenzione all'innovazione tecnologica, tema da sempre a cuore all'azienda. Sentiamo le sue parole. L'innovazione
è un tema che ci sta a cuore perché è lì che troviamo le soluzioni per, come dire, migliorare le nostre performance nei confronti soprattutto dei clienti. Investiamo molto, diciamo, in start-up, abbiamo il nostro E-Cube che è un concorso ormai alla seconda edizione che ha avuto successo e che sostiene le iniziative di giovani imprenditori. Abbiamo anche, diciamo, molti impegni per esempio sulla mobilità elettrica dal punto di vista delle stazioni di ricarica, quindi delle infrastrutture. Diciamo, lo sforzo nostro è quello di lavorare nel presente ma con un orizzonte, con la capacità di leggere il futuro, e anche il nostro settore che sembra statico non lo è. Per quanto riguarda le energie alternative, se ne parla nel senso, come dire, stretto, siamo molto impegnati perché abbiamo, come dire, tra le nostre società Cavriglia e Tegolaia che, diciamo, ha la proprietà del più grande parco fotovoltaico pubblico della Toscana. Siamo molto impegnati anche per contribuire agli obiettivi del 2030 dettati dall'agenda europea per quanto riguarda appunto la possibilità di raggiungere un'altissima percentuale di produzione, diciamo, in house di energia per abbandonare, ecco, quella di origine minerale, ecco. Quindi si sta contribuendo alla decarbonizzazione dell'energia. La catena di profumerie Sephora sembrerebbe interessata ad aprire un punto vendita a Siena, mentre è ormai prossima la chiusura del negozio Cortecci in via Banchi di Sopra, che continuerà però la sua attività presso il fondo sito in Piazza del Campo. Si libera così uno dei fondi più prestigiosi dell'intera città, una location storica affacciata su una via centralissima e pedonale, un passaggio obbligato per senesi e turisti. Non si può sapere se sia proprio a questa che la catena francese, parte del gruppo Louis Vuitton e Moët Hennessy, abbia rivolto la propria attenzione, sebbene si possa dire che le location di prestigio siano un must per questa, che vanta punti vendita di prestigio come in luoghi eccezionali come Piazza di Spagna a Roma, Fifth Avenue a New York e Champs-Élysées a Parigi. Ma passiamo adesso alla provincia. Sarà Edo Zacchè il candidato a sindaco per il Partito Democratico a Sinalunga. Il servizio di Lorenzo Travalzini. Dopo un momento di indecisione dovuto alla scelta di Riccardo Agnoletti di non ricandidarsi per motivi del tutto personali, il PD di Sinalunga nella Val di Chiana senese sembra aver trovato la quadra per le amministrative di maggio. Il candidato, che è stato votato all'unanimità dalla direzione comunale del partito e che ha trovato anche il sostegno dei tradizionali alleati di centrosinistra, è Edo Zacchei, tecnico elettronico in una nota azienda locale, già assessore dal 1992 al 2004 e attuale segretario dei Democratici di Sinalunga. La decisione di candidarmi è innanzitutto è venuta perché ci sono stati tanti cittadini, tanti esponenti politici che mi hanno chiesto di mettermi a disposizione. Insomma, io ricoprivo in questa fase un altro ruolo, che era quello di segretario del Partito Democratico, per cui, insomma, dopo questa chiamata ho deciso di mettermi a disposizione, insomma, per questa causa. È una coalizione aperta, aperta alle forze civiche, a tutti quei soggetti che si riconoscono in un progetto che abbia come fondamenti i valori del centro-sinistra. Insomma, abbiamo già costruito, insomma, e partiamo questa sera con la base, insomma, della coalizione, che è fatta da tre partiti, che sono i socialisti, il partito di Leu e il Partito Democratico. Tenuto conto dell'aspetto strategico, geografico del nostro comune, insomma, che attraversato dall'autostrada del Sole, che si interseca con la viabilità che va per Ugiarezzo, quindi credo che la viabilità è un elemento da valorizzare e quindi bisogna lavorare innanzitutto su quello per migliorarla e per creare, diciamo, su Sinalunga, diciamo, un polo di attrazione per chi vuole investire, per arrivare a creare economia e lavoro in questo territorio. Passiamo adesso alla Val d'Elsa. La lista civica di maggioranza Pensare Comune ha scelto il suo candidato a sindaco per le amministrative a Casole d'Elsa. Si tratta di Andrea Pieragnoli, il servizio di Filippo Tecce.
Simone Pieragnoli sarà il candidato a sindaco di Pensare Comune alle prossime amministrative a Casole d'Elsa. Pieragnoli, attuale vice sindaco, fa parte di una lista in cui figurano anche Guido Mansueto, Daniela Mariani, Alfio Barbagallo e Vittoria Panichi. A Pieragnoli dunque il compito di succedere al sindaco uscente Piero Pii. In questi anni abbiamo lavorato insieme, non abbiamo avuto contrasti e siamo riusciti a confrontarci senza particolari tensioni, ha detto Pii. Saremo completamente staccati da qualunque forza politica, sia di centrodestra che di centrosinistra. Siamo rappresentanti di una visione civica e chiediamo in ogni luogo la disponibilità delle persone a candidarsi con noi, qualunque sia la loro opinione. Non abbiamo nessuna remora a includere nel nostro gruppo persone che a livello nazionale possono votare Partito Democratico o Movimento 5 Stelle. Non c'è nessuna preclusione per quanto ci riguarda. Il comune di Casole d'Elsa, osserva Pii, ha vissuto in questi anni un periodo davvero molto difficile dal punto di vista finanziario. Quest'anno, invece, l'amministrazione si trova ad avere a disposizione delle risorse importanti dovute alle scelte che abbiamo fatto. Queste risorse consentiranno a chiunque sarà eletto di cominciare la legislatura con una situazione migliore da questo punto di vista. Il cuore del programma che presenteremo, chiude Pii, sarà legato fortemente al progetto su cui abbiamo lavorato della salvaguardia dei valori fondamentali del territorio di Casole d'Elsa. A Colle Valdelsa nasce una nuova formazione in vista delle future amministrative di maggio. Colle Civica si dichiara come forza senza colore politico. Sentiamo. Una nuova formazione in vista delle amministrative di maggio a Colle Valdelsa. Sandro Bessi, Maurizio Bidini, Domenico Ponticelli, Mario Rume e Daniele Tozzi sono gli ideatori del manifesto di Colle Civica. Siamo un'espressione della società civile che vuole rimettere in gioco Colle di Valdelsa, affermano loro. L'obiettivo, spiega Colle Civica, è porre al centro il cittadino. Il tema cruciale è quello di rendere la città libera da inutili logiche di potere, ponendo l'attenzione sulle necessità di tutta la comunità. Colle di Valdelsa in questo momento ha bisogno innanzitutto di ottimismo. Basta critiche futili e sterili, servono proposte di idee concrete, occorre sfruttare le potenzialità della città, così che la ripresa sia possibile ed a portata di mano. Tra i punti centrali del manifesto di Colle Civica c'è il tornare a fare politica come servizio al cittadino e non come professione, affrontando realmente i problemi e creando una realtà politica e civica attenta e consapevole alle esigenze di tutti. Questo è quello che vogliamo fare, sostiene Colle Civica, con il nostro impegno personale, cercando di essere a disposizione della nostra comunità ed indicando concretamente i nostri obiettivi. Nessun libro dei sogni, conclude il gruppo, ma delle proposte concrete, semplici e realizzabili che esporremo nelle prossime settimane, confrontandoci con tutti coloro che vorranno ascoltarci e seguirci. Colle Civica si presenterà il prossimo 9 marzo al Circolo L'Abadia, una nuova forza politica in un panorama elettorale che si preannuncia frammentato. Il candidato a sindaco della Lega, Riccardo Galligani, dopo la riunione del comitato elettorale di Poggibonsi, lancia un messaggio agli alleati del centrodestra disponibili ad alleanze, spetta a loro scegliere. Sì, allora siamo molto soddisfatti perché c'è stata una bella partecipazione, segno evidente che c'è una vera volontà di cambiamento anche a Poggibonsi, quindi siamo soddisfatti, tante persone sono venute a portare la loro idea, il loro contributo. Sarà stato il primo incontro di una lunga serie che ci saranno da qui alle prossime settimane per parlare appunto dei punti del programma che abbiamo già individuato essere sicuramente importante. Il primo punto, la sicurezza e il decoro urbano, sono stati tra gli interventi del pubblico più gettonati, come quello sulla viabilità e l'urbanistica, come quello anche sulle politiche sociali e dei giovani. Quindi siamo pronti, nelle prossime settimane riuniremo i tavoli di lavoro per elaborare dei progetti e delle idee concrete da portare ai cittadini di Poggibonsi. Senti, un centrodestra unito, compatto, una cosa che dobbiamo dare per scontata oppure no? Ma diciamo di scontata c'è solo una cosa, speriamo arrivi il più tardi possibile. Noi siamo sicuramente aperti a qualsiasi tipo di alleanza con chi condivide i valori di centrodestra, con chi condivide i valori della Lega e con chi soprattutto ha a cuore il futuro di Poggibonsi. Siamo aperti alla collaborazione con liste civiche, con tutte quelle realtà che comunque hanno delle idee concrete da portare per lo sviluppo del territorio di Poggibonsi. Quindi aspetta a loro la scelta. Stop alle gare da sci sull'Amiata, infatti la pista amiatina Crocicchio, unica omologata, non è agibile poiché mancano le reti di protezione e le stazioni per il cronometraggio necessario per ogni competizione agonistica. Il servizio di Lorenzo Agnelli.
La pista che Sullamiata può ospitare, perché omologata, le gare di sci non è agibile perché devono essere eseguiti degli interventi per l'adeguamento delle norme di sicurezza. Così, quando il calendario delle gare sugli sci prevede appuntamenti Sullamiata, le stesse devono essere dirottate sulla Betone. È saltata quindi anche l'ultima importante manifestazione della selezione regionale del trofeo internazionale Pinocchio sugli sci, che prevedeva 260 iscritti, che non si è potuta tenere sulla pista del Crocicchio. In sostanza, il tracciato della pista del Crocicchio, omologato per gare internazionali di sport invernali, non ha più i prescritti requisiti di sicurezza. Mancano infatti le reti di protezione ai bordi della pista e mancano le stazioni che servono per i cronometraggi. Il Comune è corso ai ripari e nel regolamento urbanistico approvato nel 2015 ha inserito la possibilità di realizzare nell'area sciabile alcune infrastrutture, tra le quali le stazioni per i cronometristi. La norma quindi c'è, ma da sola non basta. Per restituire agibilità alla pista omologata occorrono interventi di fondo. Chi li deve realizzare è ciò che deve essere chiarito, perché Lamiata non può essere stazione sciistica se non ha la possibilità di ospitare competizioni agonistiche, che richiamano ogni volta tanta gente. Se si impegnano soldi pubblici per riprodurre innevamento artificiale, si deve agire di conseguenza anche sulle piste. È davvero poco comprensibile, infatti, come gare sciistiche importanti vengano dirottate alla Betone ad oltre 200 km di distanza. Apriamo adesso la nostra pagina sportiva. Alla vigilia del match contro il Gozzano, mister Michele Mignani predica umiltà nell'approccio alla gara casalinga e ricorda come in questo campionato nessuna squadra sia da sottovalutare, ma è anche fiducioso che la risposta dei suoi ragazzi sia all'altezza della situazione. Il tecnico ha anche parlato del possibile recupero in tempi brevi di Cesarini e Belmonte. Sentiamo le sue parole. Il Gozzano ha perso solo due partite in trasferta, tutto quello che ha fatto. E che è una squadra che ha dei valori e che secondo me esprime meglio quando gioca in trasferta piuttosto che quando gioca in casa. Dei giocatori giovani, dei giocatori di, secondo me anche di prospettiva, che hanno gamba, e dei giocatori più esperti. Partita difficile perché sulla carta può sembrare che il Siena abbia dei vantaggi, ma poi quando lo sappiamo bene, che poi quando si scende sul campo siamo 11 contro 11 e vincere le partite è sempre difficile. Per cui, come dicevi te, l'approccio deve essere fondamentale, ma il nostro pensiero deve essere orientato su una partita di sacrificio, magari difficile da sbloccare, ma bisogna avere pazienza, bisogna stare attenti a non prendere ripartenze, a cercare di non prendere gol, bisogna cercare di essere ovviamente propositivi, di essere attivi quando arriviamo vicino alla porta degli avversari. Veniamo fuori da una partita vinta a Pistoia, noi dobbiamo concentrarci sull'obiettivo Lozano con tutti noi stessi, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra attenzione e concentrazione. Faremo un errore clamoroso, ma questa squadra non l'ha mai fatto, quindi non, da parte mia Pistoiese è molto lontano. Romagnoli ha sempre risposto bene, però mi dispiace non averlo a disposizione, perché lo sapete, io vorrei averli sempre tutti a disposizione. Pedrelli quella parte di gara l'ha fatta bene, ha fatto 35 minuti da difensore centrale. Varga sta meglio, sta bene, ha recuperato dalla febbre. Cesarini ha fatto qualche giorno con la squadra e l'ho visto pimpante. Il Monte anche lui ha fatto qualche giorno con la squadra, rispetto a Cesarini è un po' più indietro perché hanno fatto due percorsi diversi, però anche Belmonte mi sembra sulla buona strada. Passiamo adesso al basket. L'associazione Youth Fomensana ha raccolto 4.300 euro grazie all'impegno di 110 soci. I soldi serviranno per pagare le mensilità di novembre dei responsabili allenatori del settore giovanile bianco-verde. Sentiamo in proposito Guido Guidarini, presidente dell'associazione. Fondi lanciata 3 settimane fa sui nostri soci o chiunque volesse darci il contributo, abbiamo raggiunto la quota di poco sotto ai 5.000 euro, abbiamo dato corso al pagamento agli 8 allenatori, non transitando ovviamente dai conti della mezzana, ma facendolo come atto liberale dell'associazione, come dire, tutelandosi anche da un punto di vista giuridico per non avere problematiche. È un piccolo gesto in un grande contesto, una bella cosa piccola, una sorta di bicchiere nel deserto di acqua che abbiamo dato a un settore che è quello del settore giovanile, che è un po' il futuro. Questa mattina abbiamo dato la disponibilità al commercialista incaricato Stefano Guerrini dell'amministrazione, qualora non ricevesse i numeri in via, come posso dire, ufficiale, amichevole dalla proprietà, di essere noi come soci di minoranza e dargli la disponibilità a firmare un documento che impone alla proprietà la consegna dei numeri.
perché ormai, come dire, è passata una settimana e non, la pazienza è finita. Dall'altra parte, in parallelo, ora uscirò da qua e vado a un consiglio direttivo dove porterò all'ordine del giorno la richiesta di un'assemblea straordinaria dei soci, come momento ufficiale dove confrontarsi di quello che sta succedendo, perché non si capisce chi c'è, chi non c'è, cosa fanno, e quindi dobbiamo un po' ufficializzare anche dei passi tecnici. Andiamo in assemblea con tutta, insomma, con chi ci vuole venire, con i soci, senza soci, aperta al pubblico, diciamo, lunedì alle 21 alla pubblica assistenza, e cercheremo lì di, come dire, di cercare di capire, a proposito della tua domanda sul futuro, quali sono i tristi scenari che ci aspettano, perché non è che ci aspetta niente di così roseo, però cerchiamo insieme di capire cosa si può fare ancora per mantenere in vita questa fiammella. La Ema Villas è partita per la trasferta contro l'ultima in classifica, Castellana Grotte, prossima avversaria nel turno di Superlega. Sentiamo in proposito il giocatore bianco-blu Vincenzo Spadavecchia. Poi ha vinto anche l'ultima, certo, contro la Latina, che comunque è una squadra che non è messa come noi, quindi sicuramente il loro animo è alle stelle questa settimana e scontreranno contro di noi, che abbiamo avuto un po' di problemi contro la Lube nelle partite precedenti, quindi sicuramente da vincere, come ha detto Andrea, c'è poco da fare, però a livello di animo secondo me loro sono un po' più avanti. Noi a livello tecnico, tralasciando l'animo, penso e credo sicuramente che siamo più forti, quindi dovremmo vincere noi, ogni pronostico è dalla nostra parte. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio adesso al meteo, mentre alle 21.05 inizierà la puntata di questa sera di Siena Diretta Sera, condotta dal nostro direttore Matteo Borsi. Successivamente andrà in onda la replica del nostro TG, mentre alle 22.45 sarà la volta di Susanna Guarino e della sua sviolinata. Ospite di questa settimana il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati. È veramente tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione.